Ambasciatrice, buongiorno. Buongiorno. Bene, grazie. Ambasciatrice. Eccellenza, buongiorno. Buongiorno, è un piacere essere qui. Grazie, sono Maurizio Repetto, il superintendente, vice superintendente del Corpo di Santiago e della Pompa Italia. È un piacere vederla. L'ambasciatore, il segretario generale, il comandante. Buongiorno compagnia. Al signore presidente della Repubblica d'Italia. Si si es, des. Buongiorno signore presidente. Vi presento la compagnia per il suo cancelliere. Grazie. Buongiorno compagnia. Buongiorno, buongiorno presidente. La nostra. Il direttore della compagnia, presidente, questa aspetta la storia. Sì. Questa è la storia. 193, arriva da Francia, l'acquistato la compagnia è nostra adesso. Funziona con le stantuffi, che sono 6 stantuffi. Dal Cile. E che l'unico che fa è ringraziare per il ricevuto che hanno dato il popolo cileno agli italiani, ai suoi antenati. La prima compagnia del Sud America è nata nel 1858. E no, una fratellanza. Sì, sono tutti i fondatori che hanno arrivato fino al 1800, hanno arrivato al Cile. Fino al 53. Questa è una lettera bellissima che è arrivato del primo caduto in guerra. Era un volontario di Buda Cile che ha andato all'Italia alla guerra e ha inviato una lettera disegnando la necessità. Compagnia di Santiago, non solo della compagnia, ma era del corpo. Sì, il corpo era nato nel 1863. Questa mi sembra che da Riccardo Federici. Ah sì, quella era una lettera del fondatore della nostra compagnia che si chiamava Riccardo Federici. Sì. Quando la sua missione era compagnia. Questo è l'uomo più importante per noi, che è il nostro salone d'onore. Questo è un vigile antico di più di 50 anni di servizio. Complimenti. Quella è la divisa di gala. Il lemmo antico, eh? Il vigile del popolo. Un accidente, Carlo Giannini morto nel 91, un accidente. È stata una bella scelta, sì. Il gesto di conservarli qui. Effettivamente. Così. La stessa lì. La nostra divisa, quella data era azzurra, non era verde come oggi. Questa è la prima. Ci vedo. Sì. Fu inaugurato il 63 per Saraga. Eccola qua, 60 anni fa. E sì. Per noi sarebbe una... È davvero un grande piacere essere qui. Thank you, grazie. Grazie.